comprendeva la mia incoscienza, constatava la mia ignoranza, la mia frigidità di bambina quindicenne, velando con gesti e sorrisi scherzosi l'orgasmo onde era posseduto. Con lenta progressione mi accarezzò la persona, si fece restituire carezze e baci, come un debito di gioco, come lo svolgimento piacevole d'un prologo alla grande opera di amore che la mia immaginazione cominciava a dipingermi dinanzi. Così, sorridendo puerilmente, accanto allo stipite di una porta che divideva lo studio del babbo dall'ufficio comune, un mattino fui sorpresa da un abbraccio insolito, brutale. Due mani tremanti frugavano le mie vesti, arrovesciavano il mio corpo fin quasi a coricarlo attraverso uno sgabello, mentre istintivamente si divincolava. Soffocavo e diedi un gemito che era per finire in urlo, quando l'uomo, premendomi la bocca, mi respinse lontano. Quegli appunti, insieme a qualche notazione rapida del primo destarsi dell'intelligenza nel bimbo e delle impressioni varie che ne risentivo, sono il mio esordio di scrittrice. La nostra casa si aprì alle visite delle persone più importanti del luogo e la mia persona ricevette le attenzioni di un uomo appena arrivato in città. Sotto il suo sguardo trasalì. Che voleva quell'uomo? Mi pareva che sorridesse in modo enigmatico, per la soddisfazione di avermi fatto notare la sua occhiata, forse, e mi sentivo come schiaffeggiata da quel muto riso. Mio marito, pallido, si frenava. Rimasti soli, si limitò dapprima a rimproverarmi la mia leggerezza, la smania nuovissima venutami quell'anno di frequentar gente e di mostrarmi elegante e brillante. Rimasi muta, rigida. A un tratto mi risolsi, investita dalla sua medesima esaltazione. A che mentire? Io avevo chiamato quell'uomo, l'avevo amato forse, l'avevo anche respinto come respingevo lui, mio marito, e li odiavo entrambi. Mi cacciasse, mi uccidesse. Sentendo il suo orgoglio montare implacabile, tutto il mio essere si levava in un impeto. Egli non interrogava, minacciava, accusava. Non mi credeva, mi ero data, lo confessai. Non ricordo altro. Rivedo me stessa gettata a terra, allontanata col piede come un oggetto immondo, e risento un flutto di parole infami, liquido e bollente come piombo fuso. Con la faccia sul pavimento, un'idea mi balenò. Mi avrebbe uccisa. Bisogna che io ti faccia morire di mia mano, ma non voglio andare in galera. Devo far credere che ti sei data la morte da te stessa. Mio marito aveva incontrato quel giorno l'uomo che credeva mio amante e gli era parso di scorgere nei suoi occhi un lampo di dileggio. Quegli era tra due amici, certo suoi confidenti. Che ne pensavano? Che sapevano? Parlassi, parlassi per Dio! Io restavo in attitudine prostrata, incapace di ogni modo. In verità quasi non udivo distintamente ciò che mi diceva. Sembrava che la mia vita mi sfilasse dinanzi, raccolta in pochi episodi, e che io la guardassi da un'altra sponda, con occhi nuovi. Era breve e non era bella. E ancora mi trovai a terra, ancora sentii il piede colpirmi due, tre volte, udii insulti osceni e dopo quelli nuove minacce. Scende brancolando, la stradina è solitaria, non c'è un cane.
qualche stella nella notte sopra i tetti, e la notte mi par bella, e io cammino, poveretto, nella notte fantasiosa, eppur mi sento nella bocca la saliva disgustosa, e cammina, via, cammina, trovo l'erba, mi ci stendo a conciarmi come un cane, da lontano un ubriaco canta amore alle persiane. Una canzonetta volgaruccia è morta e mi ha lasciato il cuore nel dolore. Me ne vado errando senza amore, lasciando il cuore mio di porta in porta. Lei, che non è mai nata, pure è morta. E mi ha lasciato il cuore senza amore. Senza mai vederci né mai saperci, con notturni occhi. Or nei tuoi canti, la tua vita intera è come un addio a me. Cuor selvaggio, musico cuore, chiudo il tuo libro, le mie trecce snodo. Dino Campana nasce a Marradi nel 1885. Che fosse il mate del paese lo capiscono subito tutti, sin da quando aveva 15 anni, ma questo non gli avrebbe impedito di studiare, prendere la maturità e iscriversi all'università. Sibilla Leamo era più grande, non si chiamava né Sibilla e neppure Aleamo, di nome faceva Rina Faccio. Era nata nel 1876 ad Alessandria. Aleramo è l'anagramma di Amorale. Era una donna fatale, bella e famosa da quando aveva pubblicato un romanzo che in parte raccontava la sua storia, Una donna. Il libro divenne il manifesto del femminismo italiano perché narrava della violenza subita a 15 anni, del matrimonio riparatore, della presa di coscienza e del coraggio di lasciar poi quell'uomo violento e prepotente. 22 luglio 1916, rifredo di Mugello. Egregia Sibilla, vorrei scrivervi, ma non posso. Sono orribilmente annoiato. Conoscete Walt Whitman? Non capisco come facciate a vivere a Firenze e a conoscere certa gente. Non parlo di Cecchi, che stimo, e di Baldini. Studierò un tipo di voi. Bisognerebbe che avessi il vostro ritratto. Credo, egregia Sibilla, che non avrò eredi. Andrò col mio famoso fardello dove anderò. Finita la guerra, non esisterò più. Ammesso che esista ancora. Vi prego, se potete, di trovarmi qualche acquirente per il mio libro. Lo invierò immediatamente. Vi bacio la mano. Dino Campana. La Topaia, borgo di San Lorenzo, lunedì. Ho avuto la vostra cartolina poche ore prima di partire, ieri. Adesso siamo più vicini, forse. Non so dove si trovi Rifredo, non ho domandato. E tutto il Mugello m'è nuovo. Ho amato Walt Whitman come pochi altri. Volevate il mio ritratto? E invece vi mando delle parole, stampate. Ma le fotografie non mi somigliano. Ci vedremo una volta. Mi mettete nella tremenda alternativa di veder finire Campana con la guerra o di dover desiderare che la guerra si perpetui. Ho scritto a varie persone che mandino a chiedervi il vostro libro. Spero che qualcuno almeno m'ascolti. Ho dato a tutti l'indirizzo di Rifredo. Avvertite alla posta se partite. Addio. Scrivete. Sibilla Leramo.
Topaia, 28 luglio 1916, Borgo di San Lorenzo. La solitudine ed io siamo buone compagne, perfino quando, come oggi, c'è un cielo pesante. Ho sentito molto il vostro spirito qui attorno in questi giorni. Vivere un poco sotto la tenda, perché no? Sebbene sarebbe rischioso. Non sono più giovane, lo sapevate? Ma sono ancora buona camminatrice. Insomma, se venissi a trovarvi costassù, come mi dovrei equipaggiare? Se ci si incontra Marradi, mi darete il vostro libro e i miei articoli. Sono contenta che vi siano piaciute quelle righe di ricordo sulla mia infanzia. Vogliatemi bene. Fissate voi il giorno, a te, Sibilla Alerà. Quando Campana la incontra, lei ha 41 anni, lui quasi 10 di meno. Lui ha già attraversato momenti difficili. Non so se tra rocce il tuo pallido viso m'apparve, un sorriso di lontananze ignote fosti, la china eburnea, fronte fulgente, o giovine suora della Gioconda, o delle primavere spente per i tuoi mitici pallori, o regina adolescente. Ma per il tuo ignoto poema di voluttà e di dolore, musica, fanciulla e sangue, segnato di linea di sangue nel cerchio delle labbra sinuose, regina della melodia. Ma per il vergine capo reclino, io, poeta notturno, vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo. Io, per il tuo dolce mistero, io, per il tuo divenir taciturno. Non so se la fiamma pallida fu dei capelli il vivente segno del suo pallore. Non so se fu un dolce vapore, dolce sul mio dolore, sorriso di un volto notturno. Guardo le bianche rocce, le mute fonti dei venti e l'immobilità dei firmamenti, e i gonfi rivi che vanno piangenti, e l'ombra del lavoro umano curve là sui poggi argenti, e ancora per teneri cieli, lontane, chiare ombre correnti, e ancora ti chiamo, chimera! Domenica e lunedì, perché non ho baciato le tue ginocchia? Avrei voluto fermare quell'automobile giù per la costa, tornare al barco a piedi nella notte, che c'è il tuo petto per questa bambina stanca. Tu che tacevi, o soltanto dicevi la tua gioia. Sentivi che la visione di grandezza e di forza si sarebbe creata in me non appena io fossi partita, nella tua luce d'oro, e non ho baciato le tue ginocchia. I nostri corpi sulle zolle dure, le spighe che frusciano sopra la fronte, mentre le stelle incubiscono il cielo. Non ho saputo che abbracciarti, tu che m'avevi portata così lontano, che il giorno innanzi ascoltavi soltanto l'acqua correre fra i sassi. È vero che vuoi che ritorni, è vero che mi aspetti, rivedere la luce d'oro che ti ride sul volto, tacere insieme tanto stese al sole d'autunno. Ho paura di morire prima. Dino, ti amo, Sibilla. 7 agosto 1916, Firenzuola. Leggo il Rubaiyat di Omar Khayyam. Questo libro è eccellente e ben tradotto. Benché vi abbia appena stretto la mano, bella dubitosa, vi vedo qua in fondo ai pensieri e in fondo al paesaggio. Pura bellezza, oro dell'occaso, qualche cosa che conta nella solitudine, dice Omar Khayyam, e dice bene, nella febbre del crepuscolo, tra i grandi boschi. Dino, vengo a te con tutta me. Scrivimi, ti supplico, una parola. Niente posta neanche stamani. Devo partire senza saper più nulla di te. Come starai? Ti supplico, mandami una parola per espresso a Firenze. Ma ti sento, so che mi aspetti. Vengo, tua. 18 agosto 1916, Firenzuola. Tutto va per il meglio nel migliore dei mondi possibili. Come amo la povertà delle cose quassù, che meglio ci farà sentire la nostra ricchezza. 19 settembre 1916, casetta di Diara. Come sapete, ho la testa vuota, piena del vento yemale che empie questa valle d'inferno. L'inverno mi diverte. Merito la felicità di cui mi parli.
Non so altro se non che t'aspetto. Che lontano staremo tanto al sole che riposeremo, vicini, zitti. Non lavorerò neppure io. Devo prima rinascere. L'ho sentito tanto in questi giorni. Ne avrò la forza se tu mi ami, Dino, amore. Vieni, è vero che vieni. Vieni con gioia, contento, non ti tolgo a te. Amato, non so come faccio a vivere in questa attesa. Non vedo nessuno, ti dirò. Telegrafami. Se arrivi di mattina, ripartiremo in giornata. In tutti i modi sarò alla stazione. Dino, mi senti? Tua, Rina. 22 settembre 1916, Palazzuolo di Romagna. Carissima Sibilla, sabato, domani, all'ultimo treno che arriva a Firenze alle 8:15 o alle 9, io verrò, mia cara. Sono qui a Palazzuolo. Mi sono messo in viaggio questa mattina con un tempo magnifico e per tutta la mattina ho pensato a te, come per raccoglierti intorno agli ultimi splendori della bella stagione nei prati umidi, un verde intenso di velluto. Cantavo, figurati che avevo per ritornello, io ti scopersi e ti chiamai Sibilla. Volevo anzi telegrafartelo senz'altro a questo ritornello come una protesta brutale della sanità vitale del nostro amore, unica, ambigua e chiara risposta alle tue possibili ansie. Ma mi accorgo di sragionare e mi avvicino al mio fatale paese. Addio amore, ritroverò forza tra le braccia della mia Sibilla. Le ginestre amarrate, le ginestre amaiane. In quale giugno le vedremo insieme? Se quest'anno sarai sulle Alpi, coglieremo le genziane. Fammi credere, nel tempo, mio, nostro, nel ritorno dell'estate, l'anno che verrà e poi ancora, ancora, vivere non avendo più fissa dinanzi la morte, vivere guardando la vita. Dino! Pantera, sul più illustre paesaggio, il vostro passo di velluto e il vostro sguardo di vergine violata. Il vostro passo, silenzioso come il ricordo, appoggiata al parapetto, sull'acqua corrente, i vostri occhi, forti di luce. Né belle né brutte.
Ma ahimè, io non so più guardarle. Possibile? Caffè, ora eterna, Pisa. 13 ottobre 1916, Marina di Pisa. Egregia Sibilla, siete ammalata, mi dispiace. Quanto a me, ho perso l'abitudine di lamentarmi. La padrona voleva che vi scrivessi non so che cosa. Io ho rifiutato. Poi gli ho fatto dire perché. Perché mi ricorda sempre la signora. Fabbricare. Preferisco il rumore del mare che dice fabbricare, fare e disfare. In fondo il disfare è tutto un lavorare. Ecco quello che so fare. Scrivetemi, Lino. Quassù, e già vi dissi che preferivo uccidermi piuttosto che vivere con voi. Questa mia decisione si è consolidata. Lasciatemi dunque perdere, sento che non potrò mai più perdonarvi. Addio dunque, tutto è finito, per sempre. Campana. 9 marzo 1917. Perdona. Vieni. Subito. Dino. 15 aprile 1917.
Dino, ti amo ancora. Questi 3 mesi sono rimasta fedele alla mia passione, in un modo che tu non puoi forse neppure immaginare. Ma mentre sono ancora così tua, ti dico a mia volta addio. Non so che cosa mi aspetta. Forse le primavere, se torneranno per me, torneranno tutte come questa, deserte. Si è fatta la volontà di Dio. È morta mia madre. L'ho saputo troppo tardi per rivederla. Forse partirò domani, non importa per dove. Addio, Dino. Che tu possa ritrovare la poesia nella tua anima e ricordarti qualche volta dell'anima mia. Sibilla. Marradi, 8 agosto 1917. Cara Rina, mi trovo finalmente a Marradi fra le vergini foreste del paese che tu pure hai veduto e compiango il tempo che ho trascorso in foreste meno vergini. Ma viva Dio, mi sento soltanto adesso di essere ancora giovane e di combattere nuove battaglie sia nel campo vastissimo dell'intelletto nonché in quello di nuovi amori. Auguro a te pure, donna intellettuale e colta, di poter fare per quanto ti sarà possibile la stessa via. Se credi, mi saranno grate le tue notizie e assicurati che di te conservo il più dolce ricordo. Ma dalle rupi di Campigno, nelle cui rupi pietrose abita permanente il falco, io spero di superarle e volare sopra di esse con tutta la fierezza e la forza dell'aquila. Fra tutti gli aeroplani moderni, anche il mio seguirà il suo destino, o la morte o la gloria. Tuo, affezionatissimo Dino Campana, cosiddetto poeta del presente e dell'avvenire. Marradi, 14 agosto 1917. Perché non mi perdonate? Vi costa così poco. Siete per me l'unica divinità sulla terra. Io vi amo come un idolo senza occhi. È vero, io non posso nulla per voi. Ho esaurito tutto il mio ottimismo, ma venite, venite a bere il sangue dei miei ginocchi. Venite, divina, sola, fra tutte le donne. Io sono vostro schiavo. Perdono. Perdono. Venite. Dino. Per sempre vostro. Lungarno Acciaioli, Firenze, 6 settembre 1917. Cara signora, sono nella tua stanza ora. Dimmi se devo viverci o morirci. Non ti importuno, è vero? Tesoro santo, tu, Dino. Manicomio di San Salvi, Firenze, 17 gennaio 1918. Cara, se credi che abbia sofferto abbastanza, sono pronto a darti quello che mi resta della mia vita. Vieni a vedermi, ti prego. Sociale. Come può un uomo che abbia avuto una buona madre divenire crudele verso i deboli, sleale verso una donna a cui dà il suo amore, tiranno verso i figli? Ma la buona madre non deve essere, come la mia, una semplice creatura di sacrificio. Deve essere una donna, una persona umana. E come può diventare una donna se i parenti la danno ignara, debole, incompleta, a un uomo che non la riceve come sua uguale, ne usa come d'un oggetto di proprietà e dà dei figli coi quali l'abbandona sola, mentre egli compie i suoi doveri sociali affinché continui a baloccarsi come nell'infanzia?
Da che avevo letto uno studio sul movimento femminile in Inghilterra e in Scandinavia, queste riflessioni si sviluppavano nel mio cervello con insistenza. Avevo provato subito una simpatia irresistibile per quelle creature esasperate che protestavano in nome della dignità di tutte, sino a recidere in sé i più profondi istinti, l'amore, la maternità, la grazia. Quasi inavvertitamente il mio pensiero si era giorno per giorno indugiato un istante di più su questa parola: emancipazione. Dino chiede aiuto a Sibilla, comprende di essere in pericolo. Sibilla lo porta da uno psichiatra. La pazzia di Dino viene dall'infezione venerea e lo psichiatra spiega a Sibilla che non c'è niente da fare, che lui dovrà curarsi a lungo. La prega di andare via perché non è possibile, perché non c'è scampo e rischia di ammalarsi anche lei di sifilide. Sibilla a un certo punto smise davvero di cercarlo, ma smise che Dino non era completamente più in grado di vivere e persino di scrivere. Fu internato in manicomio un anno dopo, nel 1918, non uscì mai più, fino alla morte, nel 1932. Sibilla ha vissuto fino al 1960, diventando l'icona della passione, del movimento femminista, cambiando amanti, spesso giovanissimi, fino agli ultimi giorni. Morirà in povertà, conducendo una vita quasi da nomade. In un momento sono sfiorite le rose, i petali caduti, perché io non potevo dimenticare le rose. Le cercavamo insieme, abbiamo trovato delle rose, erano le sue rose, erano le mie rose. Questo viaggio chiamavamo amore, col nostro sangue e con le nostre lacrime facevamo le rose, che brillavano un momento al sole del mattino. Le abbiamo sfiorite, sotto il sole, tra i rovi. Le rose, che non erano le mie rose, le sue rose. E così, dimenticammo le rose. Rose calpestava nel suo delirio e il corpo bianco chiamava. Ad ogni lividura più mi prostravo, o singhiozzo in vano. Oh creatura, rose calpestava, s'abbatteva il pugno e folle lo sputo sulla fronte che adorava. Feroce il suo male, più di tutto il mio martirio. Ma ora che son fuggita, che io muoia del suo male. Oh, my love is
l'associazione Estroversi, ma anche con altre associazioni e realtà culturali del territorio. È scrittore, è arrivato finalista al premio Guido Borselli, performer, attore, ha collaborato con l'artista Alfredo Pizzo Greco, Alberto Casiraghi, Giuliano Zosi, e a Varese ha più volte fatto vedere appunto la sua valenza artistica con le varie performance. Ne ricordo alcune: Le ceneri di Artone nel 2013 all'interno della rassegna Colorati presso la Forgiatura Patrini, Male da morire presso il Teatro San Puccio nel 2014, Babele nel 2015, il cui video è stato prodotto da Renzo e Matteo Carnio e che ha ricevuto anche le lodi del Cardinale Ravasi, Legami, Spazio Cultura Comerio, e l'ultimo Scar nel 2017, che è stato presentato presso lo Spazio Lavit di Varese. E da decenni opera nell'arte della stampa calcografica e stasera ha deciso di lasciare questa città con una delle sue modalità espressive più conosciute, cioè la poesia. Grazie Guido. Al limitare del sole, bruciando come bolliture di pietrisco d'una strada al monastero, e la falce di luna a occhio socchiuso mi accese a fragili mulinelli di fumo. Cercavo la carne del tuo corpo, engramma di tattile vento, di udibile canto, visibile accento, gustabile sapore, odore di terra bagnata, di torba, e i serafini incontrano l'acqua, i cherubini con le loro ali cosparse d'occhi s'accompagnano nei nostri giochi di carezze, nella tua pelle bagnata, nel mio sperma l'ebbrezza, il nostro eros abbracciato, avvinghiato, sognava nuovi grembi, giochi d'eros. Oh amici miei, poeti, artisti, salti in banchi, senza di voi sarei disperso, come ceneri gettate nel mare.